Al recente congresso Obesity, Novo Nordisk ha presentato un ampio studio su una popolazione di adolescenti obesi. Ne parliamo con la dottoressa Laura Salvi, direttore associato Clinical Medical Regulatory Italia. Dottoressa, ci può descrivere questo studio? Con piacere. Durante appunto il congresso internazionale ECO che si è svolto una settimana fa, siamo lieti insomma di aver presentato i risultati di questo studio importante che è intitolato Action Teens su una larga popolazione di adolescenti con un'età compresa dai 12 ai 17 anni e che cosa è andata praticamente a investigare questo studio? Quelle che sono le attitudini, la percezione, i comportamenti e anche le potenziali barriere nel trattamento dell'obesità relativamente appunto alla popolazione con adolescenti. Questo perché? Perché gli adolescenti attualmente con obesità nel mondo sono circa 160 milioni, perché si prevede anche che questa numerica raddoppierà entro il 2030, quindi parliamo di cifre veramente molto importanti, e anche perché 4 su 5 di questi adolescenti con obesità diventeranno adulti con obesità, il che significa avere un rischio di mortalità per tutte le cause aumentato di 3 volte. Ecco, quali dati sono emersi da questo studio? Appunto, come dicevo, lo studio è andato a indagare quelle che sono attitudini, percezioni e potenziali barriere. Io direi che i risultati più importanti dello studio si possono riassumere appunto andando a vedere anzitutto quella che è la percezione degli adolescenti con obesità relativamente al proprio stato, alla propria condizione, e quello che è emerso è che il 24%, quindi parliamo di circa 1 su 4 adolescenti, in realtà ha una mispercezione della propria condizione di obesità. E questa mispercezione non è solo dell'adolescente, ma è anche del genitore. Un genitore su 3 ha appunto nuovamente questa mispercezione. Altro risultato veramente molto importante è che l'80% di questi adolescenti hanno già sviluppato una comorbidità correlata all'obesità. E riassumendo sempre i risultati che sono emersi e anche diciamo quelle che sono le potenziali barriere, ne citerei due in particolar modo, ovvero che l'87% dei medici riferisce di non essere comunque educato o comunque reso consapevole rispetto a questa tematica, quindi c'è molto da fare da questo punto di vista, e ultimo ma non meno importante, 2/3 di questi adolescenti pensano e sono convinti che la gestione della loro condizione, quindi della riduzione del peso corporeo, sia unicamente una loro responsabilità e dipenda dalla loro volontà. Ecco, come possiamo commentare allora questi dati? Ecco, io penso che sia importante alla luce di tutto questo mettere in evidenza come sia sempre più fondamentale educare la popolazione generale sul fatto che l'obesità è una malattia, che l'obesità può portare già in età adolescenziale a delle problematiche molto importanti, e tutto questo si può, diciamo, prevenire o comunque trattare rivolgendosi a un medico, quindi non lasciando alla persona la piena responsabilità appunto della gestione di questa condizione.